domenica 6 maggio, runners e Nordic Walkers hanno affrontato una prova suggestiva e impegnativa attraverso le vie e dintorni di Lozzo di Cadore, percorrendo luoghi mitici del panorama bellunese. Siamo alla settima edizione del Trail delle Longane, siamo proprio in una situazione live del trail running, una di quelle tipiche. Siamo in mezzo alle Dolomiti bellunesi, le montagne sicuramente più belle del mondo a mio avviso. Siamo in un contesto in cui si corre una settima edizione di una gara che ormai è entrata negli albi d'oro di quello che è il panorama del trail running proprio d'Italia. Conosciutissima, atleti che arrivano da svariate regioni, abbiamo anche atleti di livello internazionale, dalla Romania, dal Marocco, quindi livello tecnico per quanto riguarda il trail running molto elevato per questa settima edizione del Trail delle Longane, che si svolge su un percorso di 15 km e 1100 metri di dislivello positivo, con tre salite impegnative ed altrettante discese molto tecniche, attraversando anche luoghi diciamo così sacri in un certo senso. Qui al santuario della chiesetta di Loreto veniva a pregare Papa Karol Wojtyla, quindi anche da un punto di vista mistico delle caratteristiche non soltanto paesaggistiche ma anche importanti proprio sotto il profilo culturale. In questa edizione l'organizzazione del Trail delle Longane ha voluto inserire anche un evento di Nordic Walking chiamato Cadore Nordic Walking. Siamo al centro del Cadore, siamo proprio limitrofi al lago di Centro Cadore, quindi ci siamo sostanzialmente. Il percorso da Nordic Walking è stato naturalmente abbreviato rispetto al trail running ad una quota di 10 km e 550 metri di dislivello positivo, comunque con delle caratteristiche tecniche importanti e al vaglio naturalmente dei partecipanti, che secondo noi si divertiranno veramente tanto in un tracciato forse anomalo per loro, ma che probabilmente futuribile diventerà importante anche in un'ottica e prospettiva futura nell'ambiente della camminata nordica. Prima della partenza, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio per i giovani cadorini caduti su Monte Antelao lo scorso 1 maggio, Enrico Frescura e Alessandro Marengon. Questa edizione del Trail delle Longane viene in una settimana particolare per noi, una settimana che ci ha visto accompagnare a altro mondo due nostri cari amici che sono rimasti vittime sull'Antelao. Quindi c'era tristezza nel cuore, però noi ce l'abbiamo messa tutta e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro nonostante tutto. Abbiamo deciso di fare la manifestazione e dedicarla a loro due, perché comunque sono qua insieme a noi e questo è il minimo che noi potevamo fare. Quindi per Enrico e per Alessandro, grazie. 3, 2, 1, parte la settima edizione del Trail delle Longane! Signori, 15 km e 1100 di dislivello positivo, 10 km! A tagliare per primo il traguardo della settima edizione del trail, l'atleta gordino Daniele De Colò, portacolore dei Vigili del Fuoco, con alle spalle importanti vittorie nel mondo della corsa in montagna, che ha chiuso la gara in 1 ora, 9 minuti e 4 secondi. Sì, percorso impegnativo, ma bellissimo, oggi era anche una bella giornata. In qualche tratto si faceva sentire anche il sole, si sentiva proprio il caldo, era abbastanza reso impegnativo anche dal caldo, però bene, dai, mi è sempre piaciuto essere presente qui a questo trail dove trovo sempre l'amico e compagno, un grande compagno di Transtibetta, Olivo da Pra, lui mi invita sempre a fare questa manifestazione e se le condizioni fisiche lo permettono sono sempre qua presente. Per la classifica femminile si è aggiudicata al primo posto Anna Pedevilla, atleta altoatesina, più volte campionessa del trail running, giunta al traguardo in 1 ora, 28 minuti e 40 secondi. Per il circuito Walking Giro Nordic hanno vinto la prima edizione della Cadore Nordic Walking il cesiolino Gianni Lovatel,
con un tempo di 1 ora 38 minuti 14 secondi e Gwendalina Friziero con 2 ore 3 minuti e 4 secondi. Ma un percorso bellissimo, una fatica immensa, ma con il sorriso, una cosa meravigliosa da provare, veramente da provare, ragazzi. Per quanto riguarda Giro Nordic, lo definiremo un percorso da Sky Nordic. Noi probabilmente l'anno prossimo lo riproporremo nel circuito, diciamo così, ufficiale. Tu approvi una scelta di questo tipo? Assolutamente sì. Con il trail delle Longane e del circuito Walking Giro Nordic è stato dato il via al Trail Running Live. Questa è anche la prima puntata, chiamiamola così, di Trail Running Live, una trasmissione web sostanzialmente che verrà poi rimpallata in vari spazi grazie oggi naturalmente alla collaborazione importante con Valdo TV, che cura le riprese e naturalmente il montaggio del video, che poi sarà sotto la toponomastica di Sportbox TV, ma questo è essenzialmente un dettaglio. Vogliamo portare nel trail running anche la possibilità di essere visto a più ampio spettro da quel pubblico che non può esserci qua perché magari è altrove o non è potuto partire da casa, ma che avrebbe voluto esserci. Quindi Trail Running Live è proprio in diretta dal suolo del trail italiano